In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo Spirito. Cari fratelli e sorelle, oggi è la memoria della Beata Vergine Maria Regina. Siamo in questo luogo dove Maria è apparsa e è venuto a non solo a farci comprendere il dono della sua regalità che è in mezzo a noi, come una regina che serve, soprattutto serve al servizio del regno, e chiede a noi, per cui possiamo condividere questa gioia con Maria della salvezza eterna, il dono della conversione. Prima di celebrare degnamente questi santi misteri, apriamo il nostro cuore al Signore con umiltà e sincerità, facendo il nostro esame di coscienza. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere ed omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Signore pietà. Signore pietà. Cristo pietà. Cristo pietà. Signore pietà. Signore pietà. Preghiamo. O Padre, che ci hai dato come nostra madre regina, la Vergine Maria, dalla quale nacque il Cristo tuo Figlio, per sua intercessione, donaci la gloria promessa ai tuoi figli nel regno dei cieli. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Isaia. Il popolo che camminava nelle tenebre ha visto una grande luce. Su coloro che abitavano in terra tenebrosa, una luce rifulse. Hai moltiplicato la gioia, hai aumentato la letizia. Gioiscono davanti a te come si gioisce quando si miete e come si esulta quando si divide la preda. Perché tu hai spezzato il giogo che lo opprimeva, la sbarra sulle sue spalle, il bastone del suo aguzzino, come nel giorno di Madian. Perché ogni calzatura di soldato che marciava rimbombando e ogni mantello intriso di sangue saranno bruciati, dati in pasto al fuoco. Perché un bambino è nato per noi, ci è stato dato un figlio, sulle sue spalle è il potere, e il suo nome sarà Consigliere Mirabile, Dio Potente, Padre per sempre, Principe della pace. Grande sarà il suo potere e la pace non avrà fine. Sul trono di Davide e sul suo regno che egli viene a consolidare e rafforzare con il diritto e la giustizia, ora e per sempre. Questo farà lo zelo del Signore degli eserciti. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Benedetta sei tu. Maria, fra tutte le
benedetta sei tu, figlia, davanti al Dio Altissimo, più di tutte le donne, e benedetto il Signore Dio, che ha creato il cielo e la terra. Sei tu, Maria, fra tutte le donne, il coraggio che ti ha sostenuta non cadrà dal cuore degli uomini, e si ricorderanno per sempre la potenza del Signore. Benedetta sei tu, Maria, fra tutte le donne. Il Signore di esito felice la tua opera, a tua perenne esaltazione. Con prontezza tu hai esposto la vita per sollevare il tuo popolo dall'umiliazione dell'abbattimento. Benedetta sei tu, Maria, fra tutte le donne. Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te, benedetta tu fra le donne. Alleluia, 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 alleluia. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: rallegrati piena di grazia, il Signore è con te. A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L'angelo le disse: non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio, ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, e il suo regno non avrà fine. Allora Maria disse all'angelo: come avverrà questo, poiché non conosco uomo? Le rispose l'angelo: lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia, ha concepito anch'essa un figlio. E questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile. Nulla è impossibile a Dio. Allora Maria disse: ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola. E l'angelo si allontanò da lei.
Parola del Signore. Carissimi fratelli, questa mattina con grande gioia, dopo 8 giorni in cui la liturgia ha celebrato uno dei misteri straordinari della nostra fede, che non solo Gesù risorge, è risorto e tornato al Padre, abbiamo celebrato l'Assunzione di Maria. Oggi, dopo una settimana, la Chiesa celebra la regalità di Maria. E qui Maria si è rivelata, si è manifestata ai 3 pastorelli, facendo soprattutto cenno a quello che è importante per la nostra vita di fede, per il nostro cammino per seguire Cristo. E Maria ci indica una strada molto forte, molto bella, ma anche molto piena di ostacoli e di sofferenza. Ma non dobbiamo aver paura, perché lei ci ha consegnato la preghiera del Santo Rosario, quel rosario che è una continua meditazione, come diceva Paolo VI attraverso la Mariaris Cultus, una continua meditazione della vita di Gesù attraverso il cuore di Maria. E nello scandire le Ave Marie possiamo meditare. Oggi, ad esempio, la pagina del Vangelo di oggi ci porta in 2 luoghi biblici molto forti, molto belli, Nazareth e Ain Karem, dove la Vergine ha ricevuto l'annuncio, ha ricevuto quella visita di Dio alla quale lei non ha esitato a aprirsi con il suo cuore, ha ascoltato con umiltà, ha teso e ha risposto e ha detto il suo sì a quella chiamata che il Padre le aveva chiesto per collaborare alla redenzione del mondo. Questo ci fa riflettere anche a noi, che spesso abbiamo anche noi questo invito di seguire il Signore, di lasciare un po' tutte quelle che sono le seduzioni del mondo e fare una scelta radicale che si esprime attraverso un dono di conversione, che qui Maria ce lo chiede costantemente, perché c'è un mondo, il mondo di Dio, che ci aspetta. E secondo la scelta, il cammino che noi facciamo, sarà il nostro destino eterno. Non è che Dio ci manda all'inferno, al purgatorio, al paradiso, ma noi nella nostra libertà, nel nostro camminare nella fede, camminare nell'autenticità della fede, della fiducia nel Signore, potremmo allora conseguire il dono della salvezza eterna. E la preghiera del Santo Rosario è un'arma molto forte, vincente, soprattutto nei momenti della battaglia, nei momenti della tribolazione, nei momenti della sofferenza, nei momenti dell'oscurità. Ecco, allora, con questa preghiera che noi, come vi dicevo, entriamo attraverso il cuore di Maria nella contemplazione della vita di Gesù, e naturalmente conoscendo la vita di Gesù, conoscendo chi è Gesù per noi, ci possiamo innamorare del Signore, della sua proposta di salvezza che Lui propone a ognuno di noi nella nostra vita. E quello che sono gli elementi fondamentali ce li spiega anche Maria. La base fondamentale per andare al Signore è l'umiltà. Quest'umiltà che la vediamo, che gareggia ad Ain Karem tra l'incontro tra Elisabetta e Maria. Elisabetta, nel vedere, come dice il Vangelo, la madre di Dio, dice: a che debbo che la madre del mio Signore venga a me? E Maria risponde con la sua umiltà, con il cantico del Magnificat. Per cui dalla pagina del Vangelo di oggi comprendiamo che per vivere un'autentica esperienza di Dio dobbiamo partire soprattutto dalla virtù dell'umiltà, quell'umiltà che spesso oggi facciamo fatica, perché pensiamo che essere umili è più debole, è più sottomesso. Invece Maria ci insegna, proprio attraverso l'umiltà, la forza di Dio, quel Dio che vince l'arroganza, la prepotenza, quel Dio che vince la superbia, l'orgoglio, che ha distrutto quel rapporto tra l'uomo e Dio nell'Eden. E allora Maria è proprio la risposta qui a Fatima
a noi che vogliamo seguirlo, seguire Gesù per anelare a quel cammino di santità, perché in fondo la nostra vita battesimale è un cammino verso il cielo, un ritorno alla nostra casa, quello che Maria ha mostrato anche ai pastorelli, l'inferno e il paradiso, il purgatorio, per farci comprendere che esiste un mondo alla quale noi un giorno potremmo essere collocati. E la nostra speranza con Maria è che tutti noi vogliamo ritornare a casa nostra, che è il paradiso, perché noi da Dio siamo venuti e da Dio vogliamo tornare. E allora chiediamo a Maria in questo giorno della sua ancora festa, questa memoria liturgica, che possa dispensarci tante grazie, soprattutto quelle spirituali che occorrono per la nostra salvezza eterna, la conversione del nostro cuore, la grazia di concederci il dono di perdonare se nel cuore portiamo rabbia, rancore, risentimento verso situazioni che ci portiamo dentro, abbiamo la forza di deporle qui ai piedi di Maria e chiediamo a Maria che la sua potente intercessione possa diradare queste tenebre del nostro cuore e che questo pellegrinaggio sia soprattutto un pellegrinaggio d'amore, dove con l'Eucaristia e la riconciliazione, il sacramento della riconciliazione, possiamo tornare a casa con un cuore pieno di gioia e dire ai fratelli che abbiamo fatto un'esperienza d'amore attraverso questa eccellente figura di Maria, la madre, che non fa mai mancare il suo amore per tutti noi, suoi figli. In Maria, Madre del Salvatore, Dio Padre, rivelato la grandezza del suo amore, per sua intercessione innalziamo le nostre preghiere. Diciamo insieme, benedici il tuo popolo, Signore. Benedici il tuo popolo, Signore. Per la Chiesa diffusa nel mondo, perché accolga in sé come la Vergine Maria la parola di salvezza, e generi a vita nuova quelli che Dio ha chiamato. Preghiamo. Benedici il tuo popolo, Signore. Per la pace e la giustizia nella comunità umana, perché siano abbattuti i progetti di superbi, innalzati gli umili e colmati di beni gli affamati. Preghiamo. Benedici il tuo popolo, Signore. Per tutti i credenti in Cristo, perché Maria li aiuti come agli inizi della Chiesa, a formare un cuore solo, un'anima sola. Preghiamo. Benedici il tuo popolo, Signore. Per i consacrati al Regno di Dio, perché vivano la loro chiamata con la stessa dedizione con cui Maria si offrì al servizio del Signore. Preghiamo. Benedici il tuo popolo, Signore. Per noi qui presenti, perché crediamo senza riserve all'adempimento della parola di Dio e progrediamo nel cammino della fede, preghiamo. Benedici il tuo popolo, Signore. Dio onnipotente, che hai fatto grandi cose in colei che tutte le generazioni chiamano beata, per sua intercessione rinnovi i prodigi del tuo Spirito, perché possiamo benedire in eterno il tuo nome, per Cristo nostro Signore. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane,
frutto della terra e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto nei secoli, Signore. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Benedetto nei secoli, Signore. Preghiamo insieme. Fratello e sorelle, perché mio di vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, all'onore e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Accoglio, Padre, i doni che ti offriamo nel gioioso ricordo della Vergine Madre, ed esaudisci la nostra preghiera. Ci aiuti e ci soccorri Cristo, uomo di Dio, che si offrì per noi agnello senza macchio sulla croce. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere e fonte di salvezza, renderti grazie, o Padre, per le meraviglie che hai operato nei tuoi santi. Ma è soprattutto dolce e doveroso, in questa memoria della Beata Vergine Maria, magnificare il tuo amore per noi con il tuo stesso cantico di lode. Grandi cose tu hai fatto, Signore, per l'estensione della terra hai prolungato nei secoli l'opera della tua misericordia. Quando, volgendoti al lumine tua serva, per mezzo di lei ci hai donato il Salvatore del mondo, il tuo Figlio Gesù Cristo nostro Signore. E noi con tutti gli angeli del cielo innalziamo a te il nostro canto e cantiamo insieme l'inno della tua gloria. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi corpo e sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie e lo spezzò. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.
Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendela perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Antonio e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo Sposo, con gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbediente alla parola del Salvatore, formati al suo divino insegnamento, diciamo insieme: Padre nostro. Nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori e non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento. Nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma la fede della tua Chiesa, e donale unite e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi un segno di pace. Beati siamo noi invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio, colui che toglie i peccati del mondo.
Preghiamo. Signore Dio nostro, che ci hai nutrito alla tua mensa nel ricordo della Beata Vergine Maria, nostra Madre Regina, concedi anche a noi di partecipare all'eterno convito che ci hai fatto pregustare in questo sacramento. Per Cristo nostro Signore. Amen. Padre Ciro, che presiede questa Eucaristia e l'ha animata con la sua parola, prima della benedizione finale su di noi, benedice ora gli oggetti religiosi che avete portato. Signore, ti preghiamo di benedire questi oggetti religiosi affinché per intercessione della gloriosa Vergine Maria e dei Santi Francesco e Giacinta diventino segno di salvezza per tutti coloro che ne fanno uso. Per Cristo nostro Signore. Alla nostra Regina del Cielo, che qui è apparsa ai tre pastorelli, innalziamo una preghiera di consacrazione. La recitiamo noi sacerdoti anche a nome vostro. Salve, Madre del Signore, Vergine Maria, Regina del Rosario di Fatima, benedetta fra tutte le donne, sei l'immagine della Chiesa rivestita di luce pasquale, sei l'onore del nostro popolo, sei il trionfo sul male, profezia dell'amore misericordioso del Padre, maestra dell'annuncio della buona novella del Figlio, segno del fuoco ardente dello Spirito Santo, insegnaci in questa valle di gioie e di dolori le verità eterne che il Padre rivela ai piccoli. Mostraci la forza del tuo manto protettore, nel tuo cuore immacolato sì il rifugio dei peccatori e la via che conduce a Dio. Unito ai miei fratelli nella fede, nella speranza e nell'amore, a te mi affido. Unito ai miei fratelli, attraverso di te, a Dio mi consacro, o Vergine del Rosario di Fatima. E alla fine, avvolto dalla luce che dalle tue mani giunge a noi, darò gloria al Signore per i secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore la messa è finita, andiamo in pace. Rendiamo grazie a Dio.